Bene amici, come spesso accade, il test di un telefono coincide con il test di una macchina e allora vediamo come gira il video questo Redmi Note 6 Pro e Audi A8. Veramente mastodontico il frontale, sempre critica, Audi non riesce mai a mettere bene, non lo so, a nascondere bene i radar anteriori, quelli che servono per l'anticollisione, per il cruise control adattivo, ma se qua avessero messo i quattro anelli classici, magari con una placca, magari monolitici con dietro il radar, a me sarebbe piaciuto molto di più rispetto al radar messo là sotto. Vabbè, pippe un po' da designer, da architetto, fare i full LED ve li faccio vedere dopo in un ambiente buio perché sono veramente tantissima roba, anche se non abbiamo l'optional dei laser, ve lo faccio vedere in taglio laterale. Devo allontanarmi tanto perché A, questo telefono non è molto grandangolare, B, la macchina è molto lunga, praticamente sfonda i 5 metri. Optional, i cerchi da 20 pollici di serie sono da 18, ma questa macchina è piena di optional. Prima di farvela vedere dentro, ve la faccio vedere un attimino dietro. Ovviamente è una berlinona di rappresentanza, non ha un design particolarmente sportivo, ma è di un confortevole che non potete capirlo, ha anche le sospensioni ad aria. Posteriormente ve la faccio vedere, abbiamo la versione 4 ruote motrici, 50, quindi motore 3000 TDI, 286 i cavalli e un baule che potrebbe contenere forse anche due Bordons. Ci ho detto, adesso vi porto un attimo in garage, così vi faccio vedere l'illuminazione interna ed esterna e poi torniamo qua. Ed eccola qua la fanaleria anteriore completamente accesa, ovviamente con la luce dinamica a LED Matrix. Purtroppo sull'Audi che abbiamo in prova non c'è l'optional della fanaleria laser, che sarebbe stato molto bello provare, e non c'è nemmeno l'optional, che mi pare costi intorno ai almeno 3000 euro, della fanaleria posteriore OLED. Vabbè che anche questa fanaleria così a LED normali è tanta roba, con questa luce continua a LED che passa da una parte all'altra e ovviamente anche dietro freccia dinamica. La sera è uno spettacolo, non solo il virtual cockpit ma anche il cockpit reale, ovvero la plancia, il posto guida e anche l'illuminazione diffusa, veramente bellissimo. Vi faccio vedere le mille possibilità di personalizzazione proprio di questa illuminazione ambientale, che ovviamente vede dei profili preimpostati, ma c'è la impostazione individual che può andare a cambiare il tipo di colore e di luminosità, dividendo in due zone la luce soffusa, che è quella che esce qua sotto dalle, diciamo, dal sottoportiera. Vedete, c'è un'illuminazione dal sottoporta che gira in tutta la vettura ed è questa qua. Io la metto bianca così da fare l'illuminazione uguale ai colori del blog, luminosità al massimo, ma si può anche modificare la luminosità della linea luminosa che percorre tutta la vettura. Vedete, parte da questa parte e arriva fino a dietro, e anche questa linea luminosa può essere modificata sia per quanto riguarda il colore sia per quanto riguarda la luminosità. Si può andare dai blu viola fino ai gialli e ai bianchi. Ovviamente se voglio fare il mio blog faccio una bella linea gialla con l'illuminazione soffusa bianca, veramente tantissima roba. Spero che mi vediate, perché vi ho portato dietro per farvi vedere una cosa anche qua veramente, diciamo, particolare, ovvero i LED Matrix anche nella plafoniera posteriore. Sto inquadrando direttamente la plafoniera e praticamente, vedete, ci sono vari LED, matrici di LED, che vanno a illuminare in maniera differenziata proprio il posto posteriore. Adesso spengo, siamo al buio assoluto, vi faccio vedere come anche dalla parte posteriore dei sedili esca un'illuminazione soffusa, ma anche i piedi. E se apro qua, non lo vedete, ma fidatevi, sto aprendo il vano centrale poggia braccio, guardate, si rivela una console di comando che è anche staccabile. E allora vi faccio vedere come funziona, ma per fare questo direi che andiamo all'aperto. Bello è il sistema di illuminazione, ma adesso vi faccio vedere, vi porto dentro a questa che secondo me a oggi è una delle auto più tecnologiche sul mercato. Guardate la porta, se la avviciniamo automaticamente viene
ciucciata e chiusa, ovviamente ingresso keyless, optional, c'è la possibilità di aprire con lo smartphone via NFC, entro a bordo e schiaccio il pulsante per la messa in moto. Ovviamente il sedile si posiziona automaticamente, il solito bling 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 di benvenuto Audi, ma ecco, me lo sono perso, le bocchette dell'aria si piegano e vengono in avanti, è una cosa più scenografica che utile. Se andiamo a chiudere le bocchette dell'aria in maniera touch, adesso vedrete che qua si chiuderà una pateletta e le bocchette, vedete, si vanno a ripiegare per avere una plancia pulita, vedete, senza interruzioni. E vi faccio vedere un pochino qua i tre display, ne abbiamo due qua sul tunnel centrale e uno davanti ai nostri occhi. Davanti ai nostri occhi, diciamo tra virgolette, il solito virtual cockpit di Audi, ottimo, con la mappa, con Google Earth sotto i nostri occhi, sempre molto molto comoda. Ma qua i due sistemi, i due schermi a cosa servono? Prima di tutto, piccola critica, guardate quante ditate rimangono, schermata home con le varie icone, ovviamente possiamo andare radio, media, telefono, navigazione eccetera eccetera eccetera, c'è la radio digital audio broadcasting che anche qua è un optional. Vi do solo un'informazione, questa vettura costa di serie circa 95.000 euro, con tutti gli optional che abbiamo noi andiamo a quota 150.000 euro. Ma torniamo agli schermi. Qui sopra possibilità di andare nelle varie, diciamo, sezioni. Ovviamente la vettura dotata di SIM LTE a bordo può anche fare da hotspot, quindi collegare i propri cellulari o i tablet direttamente alla vettura. Sì, qua vi ho fatto vedere il meteo, possiamo andare a vedere le news. Collegato allo smartphone, ovviamente Android Auto, CarPlay, anche qua optional, possiamo anche utilizzarli oppure utilizzare la connessione di serie che comunque ci legge messaggi, SMS e anche email. Qua la possibilità di collegare, come dicevo prima, Android Auto, CarPlay, ma soprattutto le mille impostazioni della vettura, incredibile. A parte il Drive Select, che è la modalità, c'è anche qua il pulsantino in plancia che si può modificare tra 5 preimpostate oppure andare in Dynamic. Le sospensioni, come dicevo prima, sono veramente il top, si alzano e si abbassano, sono ad aria. Le impostazioni dell'efficienza, ma non solo, le impostazioni dei sedili, ce ne sono un milione, guardate. Queste sono le impostazioni di posizionamento della parte superiore dello schienale, della larghezza dei fianchetti, della lunghezza della seduta, ma non è finita qua, perché qua possiamo attivare i massaggi con anche diverse intensità. Qui possiamo andare a ripartire la climatizzazione del sedile e possiamo attivare climatizzazione oppure, intanto stoppo il massaggio perché mi sta uccidendo la schiena, oppure il raffrescamento. E qua guardate quante sono le opzioni, solo per i sedili, lato destro, lato sinistro. Qua però vi do una chicca, perché c'è la possibilità di andare a accendere o spegnere la profumazione nella climatizzazione. Qua vediamo la qualità dell'aria, ma la profumazione può essere anche variata sia in intensità sia nella scelta del profumo. Vabbè, è una cosa così carina, sì, diciamocelo, inutile, però su una macchina così che deve differenziarsi per qualcosa ci sta. Il feed del touch è ottimo e c'è anche la possibilità di cliccare per sentire quando abbiamo dato il comando. Qua luce, visibilità, il comando comunque del climatizzatore è qua, vedete, touch, e questo può essere un neo, se non fosse che questa vettura è dotata di comandi vocali smart intelligenti. Infatti sentite un po' qua, se io schiaccio qua cosa succede. Temperatura 23 gradi e mezzo. Abbasso la temperatura per portarla a 23.0. Sì, in realtà non ho capito il punto 5, in realtà era già 23, però vi dicevo, si possono utilizzare i comandi vocali anche per queste cose, e questo per la sicurezza direi che è un buon passo avanti, perché il touch senza avere un feed di una manopola per cambiare la temperatura non mi fa impazzire. Ovviamente ausilio al parcheggio settabile, assistenza al conducente, anche qua si può settare quante assistenze tarare. Una cosa volevo farvi vedere, la camera 360 è veramente qualcosa di fantastico, soprattutto se mettiamo la visuale tridimensionale. Noi vediamo la nostra vettura
nello spazio reale, ok? Anche in altre Audi abbiamo visto questa cosa, vedete, dice una persona che sta tranquillamente passando, questa è la nostra vettura, però devo dire che qua è fatta veramente bene, la qualità delle camere è molto molto valida. Possiamo poi cambiare la visuale posteriore oppure da dietro oppure laterale destra, possiamo anche togliere la tridimensionalità e vedere qua le varie telecamere o anche la vettura dall'alto, però la tridimensionalità aiuta veramente tanto nei parcheggi quelli complicati. Mi sono accorto solo adesso che il telefono era un pochino basso, vabbè, tanto poi faremo anche la prova ovviamente su automoto.it, questa è solamente una ricerca di chicche tecnologiche su questa vettura. Bella la possibilità di andare a mettere dei preferiti qualsiasi, qua ho messo per esempio un numero di telefono, una stazione radio o un indirizzo sul display sotto, che però fondamentalmente è diciamo dedicato alla climatizzazione. Se schiacciamo qua apriamo anche il menu per le impostazioni del climatizzatore. Ovviamente c'è la ricarica a induzione wireless, un sacco di porte lì disponibili, c'è anche la possibilità di mettere la SIM card in vettura. Quindi oltre la SIM card che risiede in vettura per la connettività e per anche il controllo da remoto della vettura, c'è anche la possibilità di mettere una propria SIM card lì dentro per dare connettività a, diciamo, ai tablet, agli smartphone della vettura. Anche con la SIM in vettura si può fare questo, ma bisogna fare un abbonamento particolare. Ma adesso vi faccio, porto dietro perché la tecnologia non è finita qua, anzi forse dietro ce n'è anche di più. Dietro mi sento molto Qmenda, bellissime le tendine che si possono alzare e abbassare, c'è anche la tendina posteriore, le apro così entra più luce. Qua vi faccio vedere che abbiamo ovviamente optional due enormi tablet marchiati Audi, vedete, dove accendendoli posso andare a vedere delle informazioni sulla vettura. Posso comandare l'infotainment direttamente da qua e ovviamente l'audio uscirà dalle casse, tra l'altro un suono veramente ottimo dalle varie casse, ma se voglio posso collegare una cuffia al tablet e avere una sorgente personalizzata di suono. Posso anche andare a vedere la televisione, vediamo un po' se funziona, canale 5, vediamo se c'è la lista dei canali, dovrei fare una ricerca, ovviamente canali digitali. Anche qua possiamo vedere le informazioni sui dati di marcia, quanto stiamo andando, se il conducente corre troppo, perché tipicamente questa vettura sarà utilizzata da persone che hanno un autista, impostazioni, e da questa parte guardate, questo è un tablet Android, possiamo tranquillamente fare login con le nostre credenziali, scaricare qualsiasi applicazione e utilizzarla direttamente qua dal tablet, quindi Netflix, Spotify, insomma YouTube, quello che volete. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa, se io tiro giù questo bracciolo, tra l'altro chicca, guardate, se faccio così si chiude praticamente automaticamente. Beh, avete visto prima che c'è questo display che serve principalmente per regolare la temperatura dietro, anche qua blocchette che si possono aprire e chiudere in maniera touch, si stacca e si può utilizzare tranquillamente come telecomandino per le svariate funzioni, anche qua raffreddamento, riscaldamento dei sedili posteriori, possiamo anche regolare i sedili posteriori, attivare la modalità massaggio dei sedili posteriori, accendere o spegnere le luci d'ambiente, alzare o abbassare le tendine, vedete per esempio il tetto panoramico, ho deciso che lo voglio chiudere, lo voglio aprire e automaticamente qua dietro dal telecomando posso farlo, per esempio la tendina da sole, insomma posso veramente fare tutto quello che ha senso fare da dietro in maniera wireless da questo telecomandino. I sedili, vi dicevo, sono, vedete, elettrici, a regolazione elettrica, qua ci sono tutti i comandi, sono comodissimi. Ve ne ho parlato fin troppo, tecnologia a mille, c'è tanta tecnologia anche alla guida, ma per quella vi lascio al test drive su automoto.it. ciao. Sì, fa un po' Qmenda, fa un po' bauscia. Non mi fa impazzire come design, però ragazzi, una delle macchine più comode che io abbia mai provato.